Nuova conferenza dei servizi sul rigassificatore a Brindisi si svolgerà il 30 novembre prossimo a Roma. Si tratterebbe in realtà di una seduta istruttoria e non decisoria, almeno per quanto affermato dal commissario prefettizio di Brindisi Bruno Pezzuto nell'ambito del comitato portuale. Con il precedente governo la situazione della LNG era la seguente. La multinazionale britannica aveva ottenuto dalla commissione VIA l'ok al progetto, ma con una serie di prescrizioni, per le quali aveva presentato ricorso. Secondo quanto affermato in più occasioni dalla British Gas, esisterebbe una rielaborazione del progetto e non è escluso che nella conferenza dei servizi del 30 novembre prossimo si discuta anche di questo. E dunque qualcuno si chiede, sarà il governo Monti a prendere una decisione sull'edificazione del terminale di rigassificazione Capobianco su un impianto a cui si sono opposte ormai da anni le istituzioni locali? La notizia della prossima conferenza dei servizi sul rigassificatore, come si diceva, è emersa nel corso del comitato portuale, un comitato particolarmente agitato proprio sull'argomento British Gas. Comune e province, nel corso della riunione, si sono dissociati sul piano delle opere triennali, nella parte proprio che riguarda il rigassificatore. Approvati invece il POT 2012-2014 e il bilancio di previsione 2012, che prevede lo scalo crociere tra petrolchimico e terminal carbone, ma soprattutto delle indennità astronomiche. E su questo argomento l'assessore provinciale Vincenzo Baldassarri, durante la discussione sul bilancio di previsione, ha letto una dichiarazione del presidente della provincia Massimo Ferrarese, con la quale invitava alla revisione delle indennità delle posizioni apicali, cioè quelle del presidente dell'autorità portuale e del segretario generale, che sono 4 volte superiori a quelle del presidente della provincia e del sindaco della città capoluogo, indennità da parificare, dice Ferrarese, a quelle di tutti gli enti locali e degli altri enti pubblici ed economici. Per essere più chiari, basta fare un po' di numeri. Il segretario generale dell'Authority riceve 210.000 euro lordi l'anno, i dirigenti del settore 120.000 euro lordi l'anno e il presidente Ralambides 230.000 euro. A questo vanno ad aggiungersi per il presidente 25.000 euro di rimborso spese di viaggio e soggiorno per attività istituzionale e 30.000 euro di versamento contributi INPS e IRAP sull'indennità stessa. E poi c'è chi ha il coraggio di parlare di crisi economica e di conseguenti tagli.